gli avamposti. Forse saranno questi gli avamposti. 5 ne ha distrutti lui. Sì, sono questi. Dicevo, 5 ne ha distrutti lui. Ma noi dobbiamo distruggere gli altri 5. Luca, aspetta. Perfetto. Andiamo al piano di sopra, sicuramente ce ne saranno altri. Ho il mio da fare con questi spaventosi modelli teorici. Perciò pensaci tu. E questo? Me l'ha legato un tizio di Ninfield. Un altro. E poi abbiamo finito. Sulla lavagnetta. Esattamente. Pace. È una lettura neodadaista del movimento Fluxus. Perché è orribile? Ma è un orrore diverso da prima. Perciò, missione compiuta. Grazie, grazie, grazie. Oh, seguitemi ragazzi. Che c'è, Pam Pam? C'è qualcuno? Seguendo. Sì! No, voglio morire. Madonna, una macchina non c'è. Ci stai seguendo, vero? Vero? Sì! Spero di averlo seminato. Lo spero anch'io. Come non detto! Ci lasciano in pace, eh? Beh, non ci vogliono lasciare in pace e dovremmo combatterli. Troppo rischioso. Hai ragione. Ma ci si spara un'altra volta? Cioè, se viene qua, lo spariamo. Ragazzi, venite. Sì, siamo qua. Ancora, basta! Ce l'ho con noi questo. Ragazzi, voi mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate like e attivate la campanella. Togliti di mezzo! Ok, mi sa che l'abbiamo distratto con il camion. O qualche altro l'avrà distratto. Non lo sappiamo. Ma dove stiamo andando, Pam Pam? Dove... Oh! Dove ci conduce il rumore? Quello del sensore dell'aria, sono? Esattamente. Ma papà, tu odiavi l'aria, sono? Ma lo sai, tra amici si fa pace, si vede. Attenzione, ammasso! Beh, eccoci arrivati. Un altro messaggio di Ermac. Esatto. Senti, mi è piaciuto salvare la realtà, come tutti. Ma se avessi saputo che sarei finito a studiare piante come un impallinato del quadrato di Pannet... Abbiamo capito dove dirigerci. Dove, Bananito? In una spiaggia. Dove dice che è finito là l'Ariasol. E quindi perché non andare là? Esattamente, ci vogliono soltanto 14, 15, 16 secondi, 20 secondi, ecco, per arrivare. Sono già passati. Non so quanto ci vuole, però sicuramente arriveremo. Oh, guardate cosa ho trovato. Fallo vedere. Va bene, ecco a voi ragazzi. Questa mi ricorda qualcuno. E queste ombre mi ricordano qualcuno. Sarà Newton? Sarà Mida! Mida! Cosa Mida? Ma Mida è morto? Da quando mi ricordi... Quando mi hai raccontato tu, vero? Sì, ma io... Vabbè, ora ricordo.
Viene trasformato in uno zombie e per fortuna... tu muori in continuazione. Esattamente. Però ora ricordo tutto. Dove dobbiamo andare? Allora, aspetta, ci ho preso io. Non c'è nessuna indicazione, papà. Aspettate, per capirlo dobbiamo andare qui. Dobbiamo raccogliere dei semi della realtà. E come facciamo? Sicuramente si troveranno delle casse. Va bene. Siamo sicuri che non si trova da qualche altra parte? Che lo troveremo? Qua siete andati tu e Baldur, vero? Sì, ma Baldur che fine ha fatto? Sì, in realtà non lo so. Il Colombo che fine ha fatto? Il Colombo. Ora ci spara questo. Ci serve quel seme. Forse è qui. Entriamo nell'albero di soppiatto. Grandissimo! Ok. Oh, un anello. Che figata questo albero. Non c'è traccia di semi della realtà. Oh! No, non cadere. Cerchiamo altri posti. So che c'è un tizio qua giù. Perché non ce l'hai detto prima? Forse perché potrebbe essere molto aggressivo. Alcuni giorni. Forse anche sempre. Sempre alcuni giorni. Alcuni giorni. Va bene. Forse ho trovato qualcosa. Potrebbe essere un seme. E invece no. Attento! Non siamo al sicuro, Paranita. Andiamo qua dentro e facciamoci lo scudo. Ho appena capito che cosa siamo. Ma tu sei matto! Scappa, scappa via, scappa via! Ma perché non lo siamo ora? Cosa? I semi, sì! Ma perché devo sorbirmi questa pseudoscienza? Non lo so. Forse reagisce ai diversi biomi. Le piante lo fanno, no? Porto un seme in realtà in tre luoghi differenti. Va bene, allora andiamo. Il primo è questo. Vedi, anche uno lo dice. Ok, allora ti seguiamo. Bravi, bravi. Dai, sono soltanto tre luoghi. Io non sapevo che si poteva trovare là. L'abbiamo trovato casualmente. Non sparare, banalmente. Scusa, non l'ho fatto apposta. Dicevo, l'abbiamo trovato casualmente. Esattamente un... Se sapevamo già dove si trovava, allora non avremmo già, fatto questa missione. Però siccome non lo sapevamo, non l'abbiamo fatto. Questo che cos'è? Non ci interessa adesso. Vabbè, andiamo. Ci serve qualche arma da vicino. Perfetto, allora il primo l'abbiamo fatto. E vabbè, arma da lontano. Che è anche la stessa. Ehi, qual è l'altro posto, Pam Pam? Ora, questo qua. E dove si trova? Più lontano.
Ah, bene. Io ho sempre quest'ansia che ci sparano da un momento all'altro. Perché questi sono degli stronzetti. E ci possono sparare da un momento all'altro, come ho già detto. Ender Bear! Il nostro camion, che ci fa qua? Non lo so, però andiamo. Volete ascoltare un po' di musica? No, no! Vabbè, tutti no. A questo punto dico anche io no. Vabbè, no. Anche se ero io che la volevo ascoltare, però non fa niente. Andiamo. Che faticaccia! Questo sarebbe il posto? Sì! Teniamo il camion per dopo, allora. Non vedo niente. Forse dobbiamo entrare un po' in città. Eccoci qua. L'altro posto dov'è? Veloci. Al santuario. Dov'è il santuario? Là. Non lo so. Dai, useremo gli altri Ender Pearl. Ender Pearl! Ora ci serve una macchina. Macchina gialla. Oh. Andiamo. Insieme per me. Dovrebbe mettere radici, aprire una fenditura o distruggere il tempo. Difficile dirlo. Che dobbiamo fare? Piantare o trapiantare insieme? Oh, scappiamoci qualcuno! Ma non abbiamo un'arma? Sì che ce l'abbiamo, però questo ci spara e ci uccide. Ne sono piuttosto sicuro. Piantiamolo qua, in mezzo all'erba. Prima prendo questa cassa, dai. Perfetto. Non so come funziona. Piantiamolo qua. Ora non resta che aspettare. E innaffiare. E potare. E altre incombenze botaniche. Ah. Aspettiamo. Aspettate. Sento un altro dispositivo. Dov'è? È molto lontano da qui. Quindi ragazzuoli, intanto che questo seme fa, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!